stasera leggeri. Allora faremo una insalata di puntarelle all'agro. Vediamo gli ingredienti. Puntarelle di cicoria, un piattino, mezzo limone biologico, sale quanto basta, delle acciughe del Cantabrico, due spicchi d'aglio, dell'olio al peperoncino fatto in casa, l'olio d'oliva extravergine italiano. Tutti qua gli ingredienti. Prima operazione, a tagliare le puntarelle di cicoria, ovviamente. Basta tagliarle così, a pezzettini abbastanza piccoli. Poi se la puntarella è un pochettino più grossa, la potete tagliare anche in quattro, così. E poi fate il lavoro per tutte le puntarelle. Ecco le puntarelle tagliate. Aggiungiamo l'aglio. Sono due spicchi d'aglio che abbiamo tagliato a pezzi molto molto grossi e poi mescoliamolo con le mani, con le sante manine, quindi salate il giusto, appena appena, e anche qui una bella mescolata. Un po' di olio al peperoncino. Quindi il succo di mezzo limone. Se è biologico, meglio. Ecco. Osate, osate, che deve essere all'agro. Qualcuno ci mette anche una punta d'aceto, ma io preferisco solo il limone. E ora dei filettini di acciughe del Cantabrico. Danno molta sapidità al piatto. Eccole qua. Una bellezza. Un goccio d'olio d'oliva, ma di quello buono. Un giro. Date una bella mescolata e a tutti buon appetito! E non può mancare l'assaggio. La puntarella in bocca. Mamma mia. Puntarella con l'acciuga. Ai, ecco di che fa. Piatto meraviglioso, le puntarelle crude sono la fine del mondo, vai. A tutti buon appetito, alla prossima!